Buonasera, torno ad aggiornarvi sulla diffusione del virus nella nostra città. Inizio dando i numeri relativamente alle persone positive in corso a Besana, che sono 342. Di questi 38 sono i minori e i deceduti sono fermi a 34. Il dato sui deceduti ormai è fermo al 13 di ottobre, se non ricordo male, esattamente. Rispetto all'ultimo periodo in cui ci siamo sentiti, purtroppo sono aumentate le persone positive all'interno delle strutture per anziani perché al momento siamo a 33 positivi dei 342 che risiedono all'interno di strutture per anziani. E dalle notizie che ho, il numero purtroppo è destinato a salire. Quindi ripeto, perché all'inizio forse non si è sentito, al momento sono 342 persone positive, 38 sono i minori positivi e 33 sono i positivi all'interno delle strutture per anziani. L'età media dei deceduti, ve la ricordo sempre, è di 82 anni, mentre quella sui positivi non ho. Sinceramente non l'ho ancora calcolata oggi, quindi magari la aggiorno il dato più tardi in serata. Oggi, questa mattina, è stato presentato ed è stato testato soprattutto il punto tamponi drive-thru presso il centro sportivo ed è il motivo per cui sostanzialmente voglio parlarvi ed è questo. Funzionerà così. Questa mattina è stato testato. Cosa vuol dire? Che avevano bisogno gli operatori stessi di capire come posizionare banalmente il tavolino fuori dal tendone, come far capire alla macchina dove esattamente fermarsi. Quindi è stato fatto questa mattina una prima fase di test con una ventina scarsa di tamponi effettuati. Da giovedì si effettueranno i primi per i casi ritenuti più meritevoli, o meglio, cioè non è una cosa positiva, nel senso quelli più meritevoli di attenzione da parte del medico di famiglia. Verranno effettuati da giovedì, siamo partiti subito. L'obiettivo poi è quello di ampliare il servizio e ci stiamo già ragionando con i medici. La particolarità di questo punto è che viene gestito direttamente dai nostri medici in collaborazione con Consulto Formativo Brianza, che offre ovviamente poi la parte proprio operativa e fisica, quindi la fornitura dell'infermiere che effettua direttamente il tampone e tutta la struttura che serve poi a comunicare, perché abbiamo così un'estensione del servizio da parte del medico di Besana, perché vi seguirà del vostro medico, perché vi seguirà direttamente. Vi manda a fare il tampone, riceve insieme a voi l'esito e quindi se siete negativi si ritorna alla vita di sempre. Se siete positivi, invece, si deve aprire tutta quella procedura che poi coinvolge ATS. Qual è la comodità in più? È che se siamo negativi, non perdiamo quei 5, 6, 10 giorni di vita, di lavoro, di convivenza con i nostri familiari, eccetera, in attesa di avere il tampone molecolare. Quindi, da questo punto di vista, si rende lo screening molto più veloce e soprattutto c'è anche quella questione psicologica, che però non è banale, di poterlo fare in casa, perché di fatto non usciamo dal nostro paese e andiamo in un posto che tutti i besanesi conoscono, che è il centro sportivo. Si entra dalla parte, quella per intenderci banalmente, dove c'era lo stregatto, si esce dall'altra parte. Vedrete che all'inizio non saranno molti tamponi a disposizione anche dei medici, ma abbiamo voluto partire comunque prima e mano a mano il servizio si allargherà. Quindi una richiesta che vi faccio è, siccome è già successo oggi, non intasate i medici di base per fare la richiesta di avere il tampone, lo valutano loro a seconda delle vostre condizioni fisiche. E comunque all'inizio il servizio sarà graduale, per cui piano piano aumenterà il numero. Al momento sulla parte relativa ai costi è presto, quindi vi dico per il momento quelli che verranno fatti non avranno un costo. Poi piano piano
Vediamo anche per aumentare il numero di, la disponibilità dei tamponi stessi, probabilmente li dovremo pagare al momento del servizio oppure prima. Questo però dovrà essere definito con chi opera e chi tiene operativamente aperto il punto. Invece sui vaccini, so che i medici hanno già esposto al di fuori dei loro ambulatori gli orari e la distribuzione. Quando avremo definito con tutti, perché sapete che l'Ettore Ferrari è andato in pensione, è stato sostituito dal dottor Di Benedetto, il dottor Di Benedetto era temporaneo, va via, arriva un altro medico che poverino avrà, anche lui avrà bisogno di qualche giorno per definire anche le griglie esatte per la definizione degli orari. Una volta che anche lui avrà definito anche questa griglia, daremo una comunicazione e chiederò a tutti di far avere, soprattutto le persone over 65 che non hanno accesso ai social, a WhatsApp e il resto, di far avere l'indicazione corretta su quando andare a fare il vaccino, che si farà non dove si fanno i tamponi, ma al palazzetto, quindi dove c'era lo stregato si fa il tampone. Il vaccino dall'altra parte, che è anche distante fisicamente, staccato con altri parcheggi, che è dove c'è il palazzetto, si faranno proprio dentro al palazzetto. Comunque sarà facile, arriverete. Da qualunque ingresso ci saranno degli infopoint gestiti da Alpine Protezione Civile che vi metteranno su un percorso univoco, poi si farà un piccolo triage e dopo si accederà all'interno della struttura. Ma quando saremo pronti con le comunicazioni ufficiali daremo anche la spiegazione sul percorso da fare. Se riusciamo magari ve lo facciamo anche vedere prima di entrare, così tutto risulta più comodo e tranquillo. Quindi era questo più che altro che mi premeva dirvi sul punto tamponi che è stato presentato oggi. Da giovedì partono i primi agli utenti e nel frattempo cerchiamo di strutturare il servizio per allargarlo sempre di più. Mi è arrivata la richiesta dai colleghi degli altri comuni a cui per utilizzarlo, a cui ovviamente ho risposto positivamente, ma dobbiamo anche ancora organizzare come farlo. Però l'intenzione ovviamente da parte nostra non può venire meno, perché in questo momento noi dobbiamo sì pensare a casa nostra, ma renderci conto che siamo parte di una comunità più grande e quindi se possiamo fare la nostra parte la facciamo. Questo era solamente quello che vi volevo dire, se non ci sono domande sul punto, penso che ormai sia chiaro, poi uscirà sui giornali tra domani e dopo in modo più dettagliato come funziona e comunque se avete domande fatele pure. Anche nelle prossime occasioni, senza però magari intasare il telefono del medico, in questo momento sarebbe forse più per altro, per chiedere di andare a fare il tampone anche se non ci sono sintomi, giusto per una sicurezza personale. È comprensibile perché è un momento delicato, però lasciamo magari il telefono del medico libero, che in questo momento è abbastanza impegnato. Quindi grazie e buonasera.